e Antonello Vettignano, un benvenuto anche ai musicisti. Abbiamo pensato di variare rispetto al solito per far ascoltare a tutti la parte musicale, anche poi a quelli che mezzogiornamente si alzano e vanno via. Quindi dividiamo il concerto, riprendiamo le vecchie abitudini, riprendiamo il concerto in due parti. Stamattina dicevo, con i relatori che ho appena citato, parleremo di un argomento importantissimo, è l'ultimo, questo è l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, quindi alla fine ci saluteremo augurandoci buone vacanze. La presenza, il numero dei presenti già la dice lunga, che ormai è estate, quindi la gente va al mare, chi per i figli, chi per altri motivi. Comunque penso che potete prestare attenzione a questo argomento. Dicevo importante, porto i saluti dell'assessore provinciale D'Agostino che per motivi suoi strettamente personali non riesce a essere presente, faremo questo dibattito una prossima volta, intanto intendiamo come al solito segnalare l'argomento all'attenzione, lo faremo anche del presidente della provincia oltre che dell'assessore, dell'importanza della salvaguardia di questo patrimonio che potrebbe certamente sì servire alla provincia e al suo presidente ricevuto che tanto si sta dedicando all'incremento turistico di questa zona. Quindi prima il professor Guida e poi Antonello Bettignano ci illustreranno questi tesori che magari non sono noti a tutti noi sul nostro territorio, ripeto, che tanto meriterebbe andare a visitare. E poi sottolineeremo sempre l'importanza che possono avere, senza inventare cose nuove, c'è già un patrimonio vastissimo da valorizzare, naturalmente bisogna trovare il modo poi di sottoporlo ai turisti che arrivano, ma i turisti qui a Messina sappiamo che non ci mancano, si tratta solo di trovare il modo di fargli visitare questi luoghi meravigliosi. Allora, se gli artisti si accomodano sul palco e mi raggiungono, cominciamo questa mattinata allegra, direi, abbiamo scelto con Linea Lerner, ma adesso per il presente la Russia, anche due parole su questo, abbiamo scelto, dicevo, brani che possono aiutare la mattinata, perché sempre dal punto, dicevo prima, siamo già d'estate, magari non viene molto voglia di ascoltare Beethoven, Bach o altro. Siete già qua, un applauso.